Pare che una tempesta giudiziaria possa abbattersi sull'ex tribuno pugliese che punterebbe comunque a rimpiazzare Di Maio agli esteri. La sua tensione emerge dal patetico discorso di commiato tenuto dinanzi a Palazzo Chigi con la cornice di un modesto tavolino. Non gliel'ha fatta a comporre una terza maggioranza promiscua che lo affrancasse dalle probabili ripercussioni giudiziarie per il delirio manifestato attraverso i DPCM che hanno di fatto esautorato il Parlamento e svilito la Costituzione. Una dittatura in piena regola, avallata dal Quirinale e confortata da provvedimenti emanati sempre di notte. Ora al suo orizzonte si addensano nuvole di cause civili e fascicoli aperti, il più insidioso dei quali sarebbe al vaglio della Procura capitolina chiamata a pronunciarsi sulla trasformazione di atti amministrativi in atti normativi. Si volta pagina, allora. E dalla incompetenza di Conte, dei suoi stati generali e della squallida sofferenza delle sue bambine, si passa alla corsa verso un altro posto al sole dei suoi cortigiani, dei suoi giocolieri, dei suoi nani, dei suoi ruffiani, di tutti quelli, cioè, che lo hanno sostenuto nel frantumare la democrazia in un gioco delle parti ignobile fra destra e sinistra. Ora ci sarà Draghi, nel 2018 al 18° posto della classifica degli uomini più potenti del mondo, già governatore di Banca Italia, già presidente della BCE, già consigliere delegato della Goldman Sachs e soprattutto padre di quei derivati pensati negli anni 90 per entrare in Europa. Una cambiale in bianco di cui non abbiamo cognizione, di cui non conosciamo il reale ammontare, ma che continuiamo a pagare in attesa di ulteriori iniziative che penalizzeranno noi e non i parassiti al potere. Al di là di tanto, attendiamo di capire come l'insediando Premier, la cui acclarata competenza economica ha creato le premesse per il tracollo del paese, intenda militarizzare il piano vaccinale e se sarà ancora l'inossidabile Arcuri a gestire una emergenza sempre più fasulla. Nel frattempo mi sia consentito rivolgere un vivissimo e grato apprezzamento per l'amore dimostrato da Mattarella nei confronti dell'Italia e degli italiani.